C'era Serena un diritto alla felicità alimentare, quindi anche per le persone che vanno prese con le intolleranze, che a volte invece devo dire, e lo dico ahimè anche per esperienza personale, si intristiscono un po' pensando che alla fine un certo tipo di piacere viene loro negato. Allora, è per quello che io parlo di farina di cucina free from e non di farina di cucina senza. Allora, se si parla di senza, quel privativo ci mette subito in allarme, no? Se io dico questa cosa è senza, e uno dice non è buona. Invece se io dico che è una cucina free from, free dall'idea di libertà, la libertà per tutti di godere, la libertà per tutti di gioire, la libertà per tutti di vivere la convivialità, che è un elemento che manca a chi ha delle limitazioni alimentari, no? Perché si ha paura, se si è allergici si ha paura di uno shock anafilattico, se si è celiaci si ha paura di star male, di avere una serie di reazioni, oppure immediate, oppure di non avere reazioni immediate, ma avere reazioni a tempo successivo. Quindi è ovvio che tutti si ha paura di tante cose, ma questo non deve, la cura e l'attenzione ci vuole per mangiare in sicurezza, ma dobbiamo e vogliamo, io sono allergica, ce le ho tutte, ma vogliamo mangiare bene. Il palato nostro non è un palato difettato, è un palato esattamente come quelli degli altri. E la nostra cultura ci porta a voler mangiare le cose che abbiamo sempre mangiato, quindi la pasta fresca, i pici, per dire una cosa toscana, di mangiare cose, la torta al formaggio, la Chiapasqua, di mangiare la pastiera, di poter godere come gli altri, e si riesce a farlo, perché grazie agli studi che ci permettono di conoscere, come dicevo, delle modifiche che si fanno negli ingredienti classici, oppure degli ingredienti nuovi che vengono inseriti nel nostro mercato. Per noi è possibilissimo mangiare esattamente come gli altri e questo ci fa star bene sicuramente e ci dà felicità Allora, alimentare. un manifesto della felicità alimentare, Alex e Susanna, Sì, che volevo dire di no. Rossanina, Luca, scusa, perché fra l'altro volevo dirti che lei è una formatrice a livello italiano, no, perché ci tengo in Aveva detto che la particolare, nel Federazione fare Italiana questo Cuochi. libro, noi, ok, siamo docenti alla San Raffaele, eccetera, però non è che abbiamo preso delle persone che erano magari della provincia di Arezzo, della Toscana, perché erano amici, no, è perché erano quelli bravi, cioè il concetto di provincialismo è un altro concetto che a me non piace affatto. Sciadi in Italia è uno fra i più bravi formatori sul suo settore per ciò che concerne il comunicare il cibo, perché è laureato in Belle cultura, in arti. belle arti, anche sa la manipolazione rispetto degli alimenti. Rossanina, a livello italiano, è una fra le più bravi formatrici del cibo free from, anche per la Federazione Italiana Cuochi. Oppure la copertina che vedi qui dietro è stata realizzata. Siamo vestiti uguali, vedi, giusto per fare Ci siamo marketing. nella cucina della Rossanina, perché Vedi ha la un cucina del. marito, suo marito è un bravissimo fotografo. Che è Nicola Impallomeni, che è un grande, vorrei tenere a dirlo, non è che lavoriamo sui nepotismi, ma lavoriamo sulle persone Sulle eccellenti e di competenze. conseguenza questa cosa anche del manifesto che mi chiedevi tu, Luca, giusto? Questa è la domanda che mi eri. Ecco, Sì, certo. è un concetto, il manifesto che è nato dalla condivisione, parlando con gli chef, con Sciadi, con Rossanina, con tante persone, ti vengono fuori tante informazioni che sono. Partenza, manifesto, perché parliamo di culture politiche alimentari, che non è la politica solo quella che fanno a Montecitorio, la No. politica è la quotidianità del cibo. Esempio banale, articolo 1, consapevolezza e diritto di tutti beneficiare di un'informazione, di una tracciabilità chiara e trasparente sui prodotti. È dovere di ognuno d'avere piena coscienza dell'impatto delle scelte alimentari sulla salute e sull'ambiente a livello economico, sociale e culturale. Vai. Poi c'è la sensorialità, cioè l'educazione alla sensorialità, che non si può fare solo ed esclusivamente quando siamo adulti. Cioè noi, anche per quanto riguarda le tesi di laurea che i nostri studenti fanno, quando si parte da qualsiasi argomento relativo all'alimentazione, relativo al cibo, quello che poi viene nel finale è che si dovrebbe essere educati al cibo e alla sensorialità fin da bambini, perché i bambini dai 6 ai 12 anni hanno il massimo delle papille gustative attive. Quindi all'interno della scuola si dovrebbe mettere anche l'alimentazione, ma sperimentando, qui abbiamo visto tante volte anche nei programmi di Bengodi, la stessa Rossanina del Santo fare questi esperimenti con i bambini, no? Quindi educarli alla sensorialità e a riconoscere il buon cibo, perché poi avranno il gusto e il disgusto. Quindi all'interno delle scuole, ribadisco, sarebbe la formula E giusta. aggiungo che noi abbiamo fatto come progetto, e chiudo,
l'anno scorso proprio per la regione Basilicata, non per l'ultima delle regioni piccole, territorio, proprio un lavoro di educazione alimentare sui bambini delle scuole elementari, che è stato un trionfo, perché abbiamo lavorato sulla felicità alimentare. I bambini, è inutile che io gli parli della frutta, e questi io non gliela faccio toccare, e gli fa bene, no, mangia la frutta perché te fa bene, c'è le vitamine. A un bambino non gliene frega niente delle vitamine, non le riconosce, non ha idea. Se io invece al bambino gli do la frutta in mano, gliela faccio toccare, occhi chiusi, mi dite la risposta con le vostre manine, a livello sensoriale, qual è la differenza fra questo frutto, gli davi una mela, e questo frutto, gli davi una fragola. Mi raccomando, toccatelo bene. Che sentite? Ah, sento che è rugoso. A occhi chiusi, mi date un morso a questo cibo e vi permetterà di capire che di che sa, di dolce, di salato. D'improvviso abbiamo avuto i risultati, perché la formazione l'abbiamo fatta ai docenti, poi noi per fortuna era un progetto europeo finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Forestali, e c'era di mezzo l'Unione Europea. Hanno avuto un feedback del cambio dell'approccio dei bambini, che hanno reinsegnato ai genitori a mangiare perché in maniera consapevole la frutta. Diventa, cioè, un capisci? Circolo virtuoso, ecco, no? Perché un manifesto è questo, fare cose facili. Bene, cito comunque anche gli altri tre articoli del manifesto. Avete già detto quanta provvidenza e sensorialità sono: territorio, benessere e convivialità. Comunque, temi dei quali abbiamo già parlato e parleremo fra poco. Abbondanza frugale, vi cito questo concetto, che è apparentemente difficile da comprendere, no? Dice, ma cosa c'entra l'abbondanza con la frugalità? Tra l'altro viene citato uno dei massimi pensatori della società odierna, che è Serge Latouche, che è anche il padre del concetto di decrescita felice. Come si coniuga l'abbondanza con la frugalità? Lo dico la io quantità di fa il veleno, allora, che l'ho già riassunta l'abbondanza, in un modo di dire nostro, l'abbondanza, no? Vuol dire, non la intendiamo nella quantità sul piatto, ma la intendiamo sull'abbondanza di biodiversità. L'abbondanza, quando si mangia, per essere felici, e vedo che scuotono la testa i due chef e la formatrice che è un centro di formazione, no? Tu, mi ricordo male, è una scuola di ricerca. Ok. L'abbondanza frugale è abbondanza di biodiversità, quindi tutte le tipologie di cibo, si deve mangiare di tutto, se non si hanno patologie, è chiaro che se è una malattia lo capisco, ma poi la frugalità che vuol dire? La frugalità vuol dire che io mi dovrei alzare da tavola che ho ancora fame. Perché poi tanto il nostro corpo, quando è pieno, lo sa. Noi abbiamo imparato, abbiamo disimparato ad ascoltarci. Quindi quando noi si dice la fame degli occhi, la fame della mente, e ci sono all'interno del libro le sette tipologie di fame, è imparare a riconoscere quello. La frugalità significa non privazione, ma significa il giusto, la giusta quantità, perché allora a quel punto vi potrò permettere di mangiare un po' di antipasto, di mangiare un po' di primo, di mangiare un po' di secondo, di mangiare un po' di dolce. È lì, non è privazione, ma è consapevolezza